Eccoci ragazzi. Ciao. Oggi video sulla nostra attrezzatura, quella che abbiamo utilizzato per iniziare questo progetto qua su YouTube. Tra l'altro Valentina mi ha fatto aspettare che passasse un signore, perché ancora si vergogna a parlare in Italia, quindi ha ancora questo questa fobia, cioè lei in Italia non può vloggare, punto. Io non parlo. Esatto, cioè. Dai, adesso troviamo un posticino e ci mettiamo lì comodi con la nostra attrezzatura e ci troviamo all'interno del Parco del Ticino. Sì, siamo pronti, dai. Oggi, appunto, come abbiamo accennato all'inizio del video, parliamo dell'attrezzatura base che abbiamo utilizzato per iniziare questo percorso qua su YouTube. Racchiusa, abbiamo i nostri zaini. Gli zaini che ci siamo portati in giro in questi 7 mesi d'Asia. Io ho utilizzato questo zaino semplicissimo, che è un super dry, è uno zaino non fotografico, quindi un classico zaino col porta PC e le varie tasche, e non è stato per niente comodo, quindi quindi la prima cosa che appunto cambieremo sarà questa. E appunto io ho utilizzato questo, però ha fatto il suo dovere, diciamo. Sì, perché non è stato comodo? Perché praticamente quando faceva caldo, e in Asia ha fatto sempre caldo, praticamente io diventavo una spugna, quindi nel senso non traspira, nel senso sudi tanto con questo, quindi è davvero pessimo da quel punto di vista. Sì, più che altro lo schienale non è molto traspirante, quindi praticamente gli spallacci e la schiena erano completamente bagnati. Sempre, costantemente, quindi. Sì. Quindi non è, diciamo, uno zaino tecnico, l'abbiamo preso solo perché non trovavamo uno zaino fotografico che ci piaceva. Sì, perché per un motivo o per un altro non mi convincono mai, quindi ho detto vabbè, provo con questo, però mi rendo conto che comunque è scomodo. Quindi ci vuole uno zaino diverso, appunto perché l'attrezzatura sta crescendo e meno prendiamo uno zaino dedicato. Io invece ho questo zainetto della Quechua, che anche questo è scomodissimo perché ha questo coso qui dietro, come si chiama? Questa maniglia, sì, che non è una maniglia, ma che mi taglia praticamente il collo dopo 4 ore che ce l'ho su. Praticamente vado in giro così, con la testa così, perché dietro è dritto. E quindi anche questo andrà cambiato. Però diciamo che io avevo più che altro dentro scarpe, l'attrezzatura più che altro era tutta dentro qua. Tutta conservata qua dentro. Quindi partiamo con computer. Sì. Computer. My computer. Abbiamo usato il MacBook Air. È un ottimo computer, però per un editing base. La maggior parte dei video li abbiamo editati con questo, però diciamo che abbiamo fatto un po' fatica, perché se si aggiungono effetti o comunque si ha un editing anche un po' sul colore, e soprattutto diciamo se volete, che fa fatica un pochettino. Sì. E soprattutto se volete fare 4K non va bene, perché è davvero lento, quindi fin quando si usa il Full HD va bene, per i 4K no. Quindi questo è il computer che abbiamo usato per la maggior parte dei nostri video, e appunto visto che adesso stiamo diventando un pochettino più bravi con l'editing, abbiamo preso il MacBook Pro. Esatto, tra l'altro è stato preso il giorno che siamo atterrati in Italia, 4 ore dopo ho preso il MacBook Pro. Questa qui è la versione, diciamo, base, quella da 16 giga di RAM e 512 giga di appunto di memoria. E questo, gli ultimi 10 video sono stati editati con questo, poi vabbè lo utilizziamo anche per dividerci un po' i compiti tra i thumbnail, l'editare appunto i video e le fotografie, ecco. Quindi adesso ne abbiamo due, sì, non litighiamo più. Esatto, diciamo che l'Air per un editing semplice questo va benissimo. Sì, quindi straconsigliato. Già che abbiamo parlato di editing, volevamo dirvi che noi come software di editing usiamo Final Cut Pro. Final Cut Pro. Ok, giusto, no, è Final Cut Pro, non Final Cut Pro. Ma io sono di lingua, ormai dico tutto attaccato. Va bene, sì. Comunque Final Cut Pro. Sì, esatto, e ci troviamo bene. È abbastanza intuitivo come programma e per il momento ci piace. Sì, va bene, soprattutto noi non abbiamo un editing complicato, quindi nel senso non sentiamo la necessità al momento di passare ad un software, diciamo, avanzato, ecco, quindi
per YouTube va più che bene, siamo comunque contenti. Sì, quindi un'altra cosa che usiamo per fare i nostri video, oltre al software Final Cut Pro, è la licenza di Epidemic Sound per gli effetti sonori e la musica, senza copyright. Esatto, se volete dare magari un'atmosfera particolare anche ai vostri video, cioè la soluzione è poi pagare queste licenze per non aver problemi con la musica e copyright, eccetera. Sì, ci sono diversi programmi, noi abbiamo scelto Epidemic Sound perché ascoltando, facendo la prova gratuita ci è piaciuto, quindi sì, abbiamo preso quello. Ha un sacco di tracce, quello forse più completo. Un altro elemento di questo viaggio è stato il drone. Utilizziamo il DJI Mini 2, questo qua, eccolo qua, bello, leggero e funzionale, fa il suo lavoro, nel senso ce ne sono di più professionali, però questo qui, nel senso, per l'utilizzo, giusto per avere una prospettiva diversa per quello che facciamo noi, va più che bene, sono contento. Questo l'abbiamo preso perché appunto essendo sotto 249 grammi non ci sono troppi vincoli per quanto riguarda patentini, anche se le leggi stanno cambiando, quindi diventerà sempre un po' più stringente l'utilizzo, e abbiamo preso questa versione qua, che va in contraddizione col controller che è grande quanto, se non di più, il drone stesso, quindi però va bene, nel senso, io non sono capacissimo ancora nell'utilizzo del drone, però è servito per i video, per le ispezioni che vedete nei nostri video, quindi va bene. Sì, dai, ci siamo trovati, sì, trovati bene, a parte il panico iniziale nella guida di Salvatore perché ogni tanto perde il segnale, quindi sì, pensa di aver perso completamente il drone, filmati, invece poi siamo sempre riusciti a recuperarli. Esatto, beh, anche perché una volta a Bangkok mi è successo proprio che si era scollegato, schermo nero, e dopo forse 15-20 secondi, che a me sono sembrati tipo 3 minuti, è ritornato il segnale e sono riuscito a portarlo diciamo indietro, però c'è stato un attimo di panico, anche perché se l'avessi perso lì era andato sicuro nel canale. Quindi sì, vabbè, comunque. Però le immagini che stanno scorrendo sicuramente le vedete, la qualità ci è piaciuta, ci sembra, sì, buona, quindi è un ottimo prodotto, dai, è piccolo ed è affidabile. Sì, andiamo avanti. Ok, l'altra cosa invece che ci è stata molto utile è stata la GoPro 9, che ce l'ho nel mio zainetto perché sono io la titolare della, sì, GoPro. Sì, esatto. Mi è permesso usare la GoPro, che è questa GoPro 9. E questa ci ha salvato la vita spesso in varie situazioni dove non ci fidavamo portare la fotocamera, ad esempio in canoa o comunque dove, diciamo, sul barche, eccetera. Esatto, sì, o sotto le cascate. Sotto cascate, esatto, e questa ci ha salvato la vita parecchie volte. Abbiamo addirittura quasi filmato un video intero, quello di Komak, dove abbiamo attraversato, diciamo, dall'isola di Komak, siamo andati a quella di Koh Kham in kayak e l'abbiamo filmato quasi tutto interamente con questo, senza, sì, microfono. Quindi tra l'altro, se volete andarvi a rivedere il video, è quasi girato, sì, tutto interamente con questa, senza usare un microfono aggiuntivo, quindi la qualità va bene, dai, è va ottima bene. E anche, sì, perché essendo piccola non è delicata quanto una fotocamera, e si adatta appunto a situazioni, diciamo, dove a situazioni un po' più scomode, un po' più estreme, quindi sicuramente vi aiuta a portare a casa quello spezzone utile e senza compromettere la fotocamera stessa. Quindi. Sì, esatto, ecco perché mi è permesso utilizzarla, tra l'altro perché è indistruttibile, quindi esatto, ho l'autorizzazione a tenerla a portata di mano. E anche se la perdi, non è una grossa perdita, visto che già ci hai provato a perderla, quindi. Non è vero. Questa ci salva anche soprattutto in certi spezzoni dove magari ci vogliamo filmare a vicenda o comunque creare sempre spezzoni aggiuntivi, perché è piccola, maneggevole, facile da utilizzare, non serve impostazioni, basta accenderla, schiacciare il rec e il gioco è fatto. La pecca è che comunque la qualità si vede che è diversa dalla fotocamera, soprattutto la sera la GoPro fa un po' fatica. Soffre davvero tanto, ma questo è normale, è una questione proprio di sensore, quindi. Però per il resto va benissimo, contenti? Sì. Ovviamente insieme alla GoPro abbiamo utilizzato spesso il bastone, questo qua, estendibile, soprattutto nelle riprese in scooter, sì, in motorino, ci siamo divertiti ad usarlo. Molto comodo. Esatto. Invece questo povero trepiedino qui, che vedete adesso sulla GoPro,
Non l'abbiamo mai utilizzato perché è un treppiede molto cheap. Sì, guardate, di plastica, ma nel senso va bene. Come si chiama questo treppiede? Non lo so, un treppiede da tavolo di plastica. Ecco, non ce lo ricordiamo neanche perché l'abbiamo utilizzato pochissime volte. Una volta sola abbiamo provato a metterci il telefono e ce l'ha fatto cadere. Esatto, quindi da lì gli è stata tolta la fiducia. Esatto, e ovviamente ci siamo scordati di metterci la fotocamera. Ogni tanto lo utilizziamo come la GoPro, GoPro o comunque col cellulare ogni tanto. È un appoggio a GoPro adesso. Però questo treppiedino qui è stato sostituito da PGYTEC Mantis Pod Pro, e questo è molto più affidabile, professionale, tiene la fotocamera con la sua lente e oltretutto c'ha mille altre funzioni, molto più affidabile, poi beh, si piega e così, cioè nel senso è un'altra storia, un'altra fattura, ecco. Sì, sicuramente per la telecamera è molto più stabile, sì. Effettivamente ci si può sia vloggare che sì. Comunque lasciarla tranquillamente per qualche b-roll spezzone. È molto più gnocco, più solido anche alla mano. La differenza è che il treppiede di plastica è costato penso 20 euro, questo costa 160 euro. E la differenza, però, insomma, la qualità si paga, e oltre anche perché se volete affidare la vostra fotocamera da, non so, 1.500, 2.000, 3.000 euro a salire, e lo fate su questi AGG qua e non su quelli di plastica, quindi approvato. Un altro elemento che diciamo indispensabile per noi è stato, abbiamo acquistato per la prima volta un iPhone 12, e questo lo utilizziamo per tutte quelle riprese, spezzoni, dove magari raggiungere la fotocamera richiederebbe tempo e appunto preparazione, invece il telefono è a portata di mano, è sempre diciamo con noi e in un secondo ti aiuta a prendere quello spezzone, magari anche solamente per quei 3 secondi da aggiungere al video. Questo è un ottimo strumento e oltretutto ci facciamo tutte le storie di Instagram con questo, quindi sì, valido. E va bene, tendenzialmente lo utilizziamo, è stato preso per fare quel lavoro lì, non perché avessimo bisogno effettivamente di un iPhone. E poi vabbè, avendo i MacBook, comunque per inviare file comunicano tutti e tre tra di loro, quindi è molto più intuitivo e snello e ci alleggerisce un po' il lavoro, ecco. Sì, è vero, ci siamo trovati bene anche con l'iPhone, sì. Sotto quel punto di vista delle riprese. Sì, va bene, e comunque la miglior fotocamera appunto è quella che avete sempre con voi, quindi anche quella di un semplice telefono vi aiuta davvero in tante occasioni. Puoi parlare tu della tua fotocamerina? Ah, sì, allora... La fotocamera che utilizziamo invece è una Lumix G80, una micro 4 terzi con l'obiettivo grandangolare 8-18 Leica. L'obiettivo fa la differenza pazzesca su questa macchina, quindi nel senso sono davvero contento e attualmente ci sta filmando. Adesso magari vi faccio un b-roll di questa live col live telefono. Esatto. Eccolo qua, questa qua è la fotocamera. E questo è quello che utilizziamo sia per le foto che appunto per i video. È diciamo una buona fotocamera, ce ne sono sicuramente di migliori, però a noi va bene così, soprattutto per YouTube, e siamo davvero soddisfatti. Insieme alla fotocamera ovviamente abbiamo il microfono, che utilizziamo un video micro della Rode, microfono base, costa 50 euro e c'ha il suo peluchio antivento, quindi comunque non sentite frusci e quando appunto c'è il vento vi aiuta davvero tanto. Va bene, un microfono comunque senza pretese, ma comunque dai, si sente bene, fa sicuramente il suo lavoro. Qualcosa di più professionale costa 6 volte tanto appunto questo microfono qui, però per il momento sentiamo che questo ci va bene. Sì, quindi, sì, dai, anche su questo... Piccolo ma potente, efficace, quindi va bene. Ci sta. Un altro aspetto molto importante che utilizziamo sulla fotocamera è il filtro ND, un filtro variabile. Utilizziamo quello della KNF Concept, è un filtro 2.32, quindi praticamente sono 5 stop, perché cioè, essendo che noi la fotocamera viene utilizzata sempre manuale, anche adesso per la registrazione del video, quindi questo ci aiuta a mantenere il giusto angolo tra frame rate al secondo e la velocità dello shutter speed. Quindi nel senso economico, va bene, fa il suo lavoro e
questo utilizziamo. L'altro attrezzo è il treppiede, dove appunto c'è appoggiata la fotocamera. Questo è un treppiede da viaggio compatto che quando si chiude su se stesso occupa circa 33 cm in altezza, e io lo metto nella tasca laterale, quello portaborraccia dello zaino, sta lì comodo, ci aiuta in queste riprese, in qualche foto che abbiamo fatto. E sì, anche questo ce lo dimenticavamo spesso, quindi quando ci serviva panico appoggiare la fotocamera non dappertutto. Avevamo l'appoggio per la fotocamera, però quando ce lo ricordavamo è stato molto utile. Ok, ultimo ma non meno importante, il nostro astuccio portacavi con dentro appunto tutti i cavetti che ci servono per la nostra attrezzatura, le SD card e l'SSD. Allora, questo per me è stato ottimo perché non abbiamo dimenticato neanche un cavo in giro. Scelto da me, perché su queste cose qua ci tengo davvero un sacco. Ed è davvero utilissimo perché è facilissimo avere tutto in ordine, è difficile dimenticarsi le cose, soprattutto quando si cambia hotel spesso e si è sempre in viaggio. Basta solo un'occhiata per accorgersi che dentro c'è tutto e quindi siamo stati tranquilli. Sì. E anche io sono riuscita a non perdere niente. Abbiamo appunto gli SSD, che tra l'altro utilizziamo due SSD da un terabyte ciascuno, per appunto conservare i nostri file mentre siamo in viaggio, e anche perché li utilizziamo per editare, quindi vengono collegati al MacBook esternamente e si utilizzano quelli in modo da non appesantire appunto il MacBook mentre si lavora. Poi vabbè, come al solito, altri piccoli diciamo accessori di contorno sono le batterie di scorta della fotocamera, altre SD card sempre per la fotocamera, drone e GoPro, di queste ne abbiamo multiple appunto, molteplici. Ne abbiamo svariate, ecco, di vario taglio, e basta. Questa è l'attrezzatura diciamo principale che utilizziamo, quindi questo è l'attrezzatura che abbiamo iniziato ad utilizzare per YouTube e che attualmente stiamo ancora utilizzando. Sì, praticamente tutti i video che vedete sul nostro canale sono stati girati con quello che vi abbiamo mostrato adesso. Recentemente abbiamo acquistato una nuova fotocamera, la nostra prima full frame, ed è sempre una Panasonic Lumix S5, e quella la utilizzeremo perché abbiamo un altro progetto, quindi dobbiamo capire come dividerci adesso le macchine e quale macchina utilizzare per quale progetto, quindi la vedrete magari prossimamente in qualche altro video, o insomma dobbiamo capire ancora bene. Speriamo che questo video vi sia piaciuto, noi vi lasciamo con qualche ripresa del parco del Ticino e ci vediamo alla prossima. Ciao. Ecco, l'unica cosa che abbiamo paura di... No, aspetta, cos'è che posso dire? Facciamo vedere i nostri zainetti. Così? Il mio non si vede. Vediamo. Il tuo è stato inquadrato più e più volte. Amore, ma se sto così mi vedo sì, io? Sì, sì, okay. Sì, ti vedi. Ma non guarda. Sono troppo alta io? Vedi che tu sei alto, io sono... Cioè, tu sei basso, io sono alta. Non so, cioè... No, io sono sì. Normale. Io ho la schiena piegata. No, potresti stare con la schiena un po' più piegata. Cioè, io mi sono messo amore, così. Amore, io sono comoda così. Cioè, non posso stare così. Va bene. Volevamo dirvi che noi come file... Software. Scusami, rifaccio. Il nostro astuccio porta... cavi, stavo dicendo portachiavi, no, portacavi.